Mobile World Congress 2018, siamo con Ulefon e andiamo a vedere un telefono che sicuramente riconoscerete perché Apple lo ha presentato qualche mese fa. Chiaramente non parliamo di iPhone X, ma parliamo di Ulefon X o Ulefon X, chiamatelo come volete perché il notch è presente, quindi è un riferimento assolutamente ad Apple e al suo iPhone X. È un telefono però davvero interessante, esteticamente davvero somiglia molto al telefono fatto dalla casa di Cupertino. In questo caso anche al posteriore lo vedete, ha una doppia fotocamera che possiede sensori da 16 e da 5 megapixel. Diciamo la direzione del loro posizionamento è però il medesimo di quello di Apple, quindi davvero davvero uguale. In questo caso al posteriore abbiamo anche un sensore per impronte digitali che permetterà di sbloccare il telefono in totale sicurezza. In questo caso abbiamo una colorazione completamente black, lucida e sembra essere vetro, quindi sicuramente anche in questo caso l'azienda ha posto questa peculiarità. Per il resto da questa parte non abbiamo assolutamente nulla se non lo slot per la SIM. Da quest'altra parte invece abbiamo il pulsante per lo spegnimento e l'accensione e il bilanciere del volume. Al di sotto abbiamo l'uscita, in questo caso non è una Type-C ma è una micro SD, una micro USB normale, e abbiamo la doppia feritoia per altoparlante e chiaramente il microfono. Ma sicuramente la peculiarità è questo notch, proprio come quella di iPhone, con il display separato in due corna e sicuramente un aspetto che rimanda al telefono di Apple. Il display è un 5.85 pollici, è un HD in questo caso, abbiamo un processore MediaTek, uno dei tanti che l'azienda fornisce per questi telefoni. Per il resto abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno per l'archiviazione della memoria, e abbiamo, lo vediamo, Android 8.1, lo andiamo subito a vedere. Eccolo qua, Android 8.1, quindi un telefono davvero aggiornato. Un telefono interessante per il design, certo è una copia di iPhone X, ma è una copia, devo dire, davvero ben fatta, molto pesante, quindi sicuramente diciamo costruito bene, con una batteria in questo caso da 3300 mAh, ben lontana da quella di iPhone X.